Barone Vassallo, siamo al 23 agosto 2024. Buonasera a tutti. Oggi è un video particolare, però prima voglio leggervi delle parole e i prossimi giorni vi dirò chi le ha scritte e a chi erano riferite. Il vero potere non ha bisogno di tracotanza. Barba lunga, vocione che abbaia. Il vero potere ti strozza con nastri di seta, garbo ed intelligenza. L'intelligenza, perbacco, se ne aveva, al punto di potersi permettere il lusso di non esibirla. A ogni domanda sgusciava via come un pesce, si arrotolava in mille giravolte, spirali. Quindi tornava per offrirti un discorso modesto e pieno di concretezza. Il suo humor era sottile, perfido, come bucature di spillo. Lì per lì non le sentivi, le bucature, ma dopo zampillavano sangue e ti facevano male. Lo fissai con rabbia, sedeva a una scrivania sepolta sotto i fogli e dietro alla sua parete. Di velluto nocciola teneva una Madonna con il Bambin Gesù. La destra della Madonna scendeva verso il suo capo a benedirlo. No, nessuno lo avrebbe mai distrutto. Sarebbe stato sempre lui a distruggere gli altri, con la calma, col tempo, con la sicurezza delle sue convinzioni. O dei suoi dogmi, forse? Crede al paradiso e all'inferno, all'alba va a messa e la serve meglio di un chierichetto. Frequenta i papi con la disinvoltura di un segretario di Stato e guai, scommetto, a svegliare la sua ira silenziosa. Quando lo provocai con una domanda maleducata, il suo corpo non si mosse e il suo volto rimase di marmo, però i suoi occhi si accesero in un lampo di ghiaccio che ancora oggi mi intrizzisce. Dice che a scuola aveva 10 in condotta, ma sotto al banco, scommetto, tirava pedate che lasciavano lividi blu. I prossimi giorni vi dirò a chi era dedicato questo scritto e chi l'ha scritto. Ma oggi voglio, visto che siamo anche in tema di ancora periodo agostano, ferie, vacanze. E naturalmente ormai non tutti le fanno più. Esempio lampante, le ferie e le vacanze. Voglio ricordare quest'oggi qual è stato l'inizio della fine. La cosa che più mi rattrista
E devo ammettere che ultimamente mi viene chiesta sempre più spesso. E che i giovani che oggi hanno tra i 20 e i 30 anni, a volte mi chiedono: ma quanto costava in lire questo? E quanto valeva? Quanto era l'equivalente in lire di questa cosa in euro? Ecco, questa è una di quelle cose che mi rattrista. Mi rattrista fondamentalmente perché sta scomparendo la generazione che ha vissuto la lira, sta scomparendo la generazione che ha vissuto l'Italia come Stato indipendente, sta scomparendo la generazione del benessere. E ormai abbiamo soltanto persone nate dentro questa gabbia, vissute, cresciute dentro questa gabbia, che non sanno, non possono sapere, in quanto troppo giovani, e probabilmente anche se tentano di sforzarsi a capire cosa era la vita, il mondo del lavoro, la società.